Ehi, ma guarda che si vede anche qua. Come va? In questi anni il mondo dei videogiochi è cresciuto così tanto che i fan creano teorie su qualunque genere di gioco, anche su God Simulator o il recente Bee Simulator. Oggi andremo a vedere però delle teorie che si sono pure rivelate vere alla fine. Assurdo, no? Se volete conoscerli prima passate sulla pagina Instagram ufficiale del canale per tanti meme stupidi e ricordate pure di mettere un bel mi piace. Partiamo! Super Mario Bros. 3. Quanti si ricordano di questo incredibile gioco? È stato pubblicato sul NES per la prima volta nel 1988 e aveva divertito sia grandi che piccoli. Era così famoso che tantissimi avevano cominciato a formulare un'ipotesi molto bizzarra, che fosse ambientato in un teatro. In un primo momento il creatore, Shigeru Miyamoto, non ha voluto dire niente, forse per tenere un bel alone di mistero intorno al gioco e farlo comprare a più persone, ma nel 2015, finalmente, ha detto che era vera la storia. Super Mario Bros. 3 era un'opera teatrale in realtà. Infatti, avete mai notato che si aprono delle tende a inizio livello e si chiudono a fine livello? E con questo la mia infanzia è completa. Minecraft. Insieme a Fortnite, Minecraft è uno dei videogiochi più popolari degli ultimi anni. E quest'anno sembra sia tornato alla ribalta grazie a tantissimi streamer famosi che a cazzo hanno deciso di riprenderlo in mano. Beh, non proprio a cazzo, eh. Sicuramente Microsoft ha fatto la sua parte come sponsor. Comunque sia, è indubbiamente un gioco bellissimo e infinito, e molti hanno deciso di farci su delle teorie. Una di queste riguarda il famoso personaggio di Herobrine. Tantissimi hanno affermato ai tempi passati di averlo visto nella mappa in modalità solitaria, e il creatore Notch ha confermato questa cosa dicendo chiaramente che esisteva. Ed era un bug del sistema a crearlo. Da lì tantissimi gamer hanno mostrato come si faceva ad incontrarlo, quindi potete tranquillamente trovare video inerenti alla questione. Io personalmente non ho mai avuto l'occasione, ma ora che sto riprendendo in mano anche Minecraft vedrò com'è la situazione. Super Mario World. Fu uno dei giochi per NES più popolari e divertenti mai visti. Insomma, il suo mondo pieno di colore e innocenza aveva attirato milioni di giocatori ovunque. E ovviamente anche molti fanatici che hanno cominciato a pensare che Mario fosse un maltrattatore di dinosauri. Perché come ricorderete si poteva anche cavalcare Yoshi. E per farli tirare fuori la lingua con cui attaccava i nemici, Mario gli tirava dei pugni in testa. Altri pensavano invece che fosse solo un segnale con il dito che mostrava a Yoshi dove colpire. Non si poteva affermare con certezza ai tempi quale fosse la cosa più giusta, ma Takashi Tezuka negli ultimi anni, un collaboratore di Shigeru, che ha lavorato appunto al progetto, ha affermato in effetti che a causa delle poche potenzialità delle console ai tempi, fosse impossibile mostrare un'animazione decente, dove tirasse fuori il dito per indicare. E alla fine si è optato per quella specie di pugno. Sì, Mario è una persona orribile e menava Yoshi. Zelda. Non è un segreto che The Legend of Zelda Majora's Mask fosse uno dei titoli più oscuri di tutti. Per questo i fan si sono sbizzarriti con le teorie più assurde, ma quello che ci interessa ora riguarda l'intero gioco. Secondo i fan, i 5 punti della mappa che visiteremo si trovano 5 tipi di persone, che rappresentano i 5 stadi del dolore. Cioè negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione, nell'ultima parte della storia. Davvero un argomento tristissimo, o no? Pensavano in molti che gli sviluppatori avessero voluto dare questi significati per trasmettere un messaggio e spronare le persone a non cedere alla depressione. E in effetti Takaya Imamura, che si è occupato del gioco, ha affermato che era proprio così. Voleva far immedesimare completamente il giocatore, utilizzando il mondo stesso per colpire il suo cuore. E in effetti ci è riuscito. Ed è uno dei modi più belli di esprimersi, quello di usare i videogiochi per trasmettere cose belle. Super Smash Bros. Super Smash Bros. Non è proprio un gioco la cui storia importi a molti, e non fornisce nemmeno tanta lore. Dovete per forza cercare le storie dei vari personaggi su internet, ma le teorie dei fan si sono comunque fatte sentire. Una domanda è sorta molto spontanea. Come fanno così tanti personaggi ad arrivare in un unico mondo e combattere per la supremazia a forza di tasti e controller rotti? Questa era la teoria più incredibile di tutte. Secondo tutti gli indizi in gioco, i personaggi di Super Smash Bros. Sarebbero dei pupazzetti di quelli reali. In pratica, i personaggi del mondo Nintendo utilizzano dei pupazzetti al posto loro e li fanno combattere. E in effetti era così. Satoru Iwata ha affermato che è tutto vero. Non gli sembrava una cosa normale far combattere così tanti personaggi di mondi diversi, senza dare una valida spiegazione. E stava solo aspettando che qualcuno lo capisse, inviando segnali in ogni capitolo, come le dimensioni dei personaggi che sono diverse dalle loro controparti nei giochi singoli.
Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima gente con il prossimo gameplay. Stessa voce, stesso gamer e orario diversissimo.